Buongiorno, buongiorno. Ok, io mi sono appena svegliata, per questo ho la faccia tutta deformata, ho gli occhi così, le labbra così e la faccia così. Vabbè. In più ho i capelli un botto sporchi, raga, fanno schifo. In questo video voglio fare il super passaggio da schifo a super, 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 super modella. Cioè, che uno ti vede e ti dice: oddio, amio, sposami. Ok, amici, eccomi qua nella parte principale dove si svolgerà il video. In bagno, ovviamente. Non so perché, ma amo un sacco fare i video nel bagno. Per iniziare la giornata, ovviamente, prima di lavare i miei capelli, che è cosa che dovrò assolutamente fare, voglio farmi una maschera per il viso, tra cui voglio farmi questo scrub. Scrub super esfoliante con diamante naturale, guardate. Andrò a farmi questo scrub così mi si leviga un po' la pelle. Non li pulisco neanche i capelli perché tanto poi li devo lavare, quindi autentica logica femminile. Are you ready? Yeah, guys. Ok. Ah, voglio farmi un sorrisino, così sono sempre contenta. Quella ragazza non sorrideva mai di suo, ma in faccia aveva disegnato un sorrisino di scrub. Ah, anche qua. Bah. Tipo sembra un clown. Siccome io sono molto pigra, appunto devo andare a lavarmi i capelli adesso, quindi ho pensato, che me lo tolgo a fare lo scrub qua se posso togliermelo subito in doccia? This is la doccia. E niente, amici, io vado a fare la doccia. No, raga, che finito il balsamo. Ok, nel mentre che mi si asciugano un attimo i miei capelli, adesso io voglio farvi vedere un attimo i prodotti che ho utilizzato. Shampoo, ho utilizzato questo qua di Brochet. Eccolo. Invece balsamo, che purtroppo era quasi finito, sempre questo di Froché. Per togliere bene lo scrub ho invece utilizzato anche questo, che è di Kiko ed è la mousse. Un altro prodotto che invece metterò adesso per i capelli bagnati è questo qua, uno di Garnier che mi avevano inviato loro. È tipo una cremina che tu metti sopra i capelli per non utilizzare il phon. Sono cambiata perché non so perché, ma fa veramente caldissimo oggi, cioè, e appunto adesso vado ad applicare questo. Un pochino, raga, così, e lo applico su tutti i capelli. Devo anche mettere il tonico e la crema, così la pelle non si irrita, diciamo. Ragazzi, invece come crema utilizzo questa qua della Fissan, che è veramente stupenda. Va bene per le pelli sensibili come la mia, che l'altro giorno, amici, poi ho acquistato questo qua da Tiger e in generale è un massaggiatore per la pelle, no? E quindi sapete cosa faccio adesso? Praticamente applichi e poi sali ore e ore, perché questo qua è freddo, ti applica la crema ed è bellissimo, ragazzi. Ho lavato i capelli, ho fatto una bella skincare e adesso devo appunto lasciarli asciugare, perché io li asciugo naturalmente, se no vi giuro che muoio di caldo con il phon. Quindi adesso li lascerò un attimino asciugare, intanto faccio un po' di cose, compiti così, e noi ci risentiamo dopo. Eccomi amici, allora i capelli si sono asciugati, insomma stavo cercando anche di staccarmi le altre unghie in gel. E mi è uscito sangue da un dito, proprio dall'unghia, quindi adesso ho tipo ansia. Se sentite un rumore strano, è la lavatrice che ovviamente mia mamma ha acceso quando non dovrebbe essere accesa. Questi sono i miei capelli naturali e non hanno un senso perché non sono né ricci né lisci, cioè, sembro Heidi. Ciao, questa sono io che mi sto piastrando i capelli. Ho fatto un timelapse, solo che non ho voglia di mettere una canzone figa di sfondo, quindi parlerò io. E niente, mi sto piastrando la ciocca di capelli. Ok, wow, top. Il tempo sta per finire. Ciao, belli. Capelli piastrati. Autostima go up, 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 up.
piastrato i capelli e onestamente, ragazzi, sono proprio una diva con i capelli piastrati, wow, cambiato anche postazione perché adesso dobbiamo scegliere l'outfit, devo cambiare questa cosa molto casual. Allora, come jeans volevo mettere questi qua che sono molto classici, strappati, poi ve li faccio vedere meglio. Voglio mettere questo top che è tipo un verdino chiaro, che mi piace un sacco e non lo metto da un po' di tempo. L'outfit in teoria sarebbe così, infatti ha questi qua, gli strappi così e il top. È molto semplice, però ci sta anche da stare in casa, non è né pigiama né una cosa con cui esci che tipo fa il figo. Adesso, ma penso che l'abbiate già capito, l'ultima cosa che ci resta da fare è ovviamente il trucco, per cui andiamo sulla mia scrivania che userò anche per truccarmi, giusto per cambiare un po' l'atmosfera, sennò andrò in bagno e non mi sembra il caso. Adesso non so cosa andare a mettermi perché... Ovviamente non farò un trucco, ragazzi, pesante, anche se ho magari dei brufoletti qua, non so perché mi siano spuntati. E non so se andare a mettere tipo il mascara blu o il mascara nero, adesso dovrò decidere perché il blu si abbina ai pantaloni. Secondo me ci sta. Quindi penso che metterò quello blu. Ciao, sono di nuovo io, la voce interiore di me stessa. Qua sto mettendo il mascara blu e sto letteralmente fallendo perché sto andando fuori da tutte le parti. Qua perfino metto la mano adesso per togliere il mascara. Cioè, guardate che schifo, amo, ma che fai? E ok, è uno schifo. Sì, così è proprio pronto. Cioè, sono proprio pronta per uscire, no? Ma... E niente. Io amo, questo è il look finale, insomma, della face, un attimo vi faccio vedere un attimino meglio. Il mascara, amici, è stupendo, l'ho messo un pochino male, insomma, adesso vi faccio vedere bene il risultato. Adoro. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì, mi raccomando mettete like e commentate. E noi ci vediamo in un mio prossimo video. Ciao belli. Guardate il mascara, è troppo figo!